Fucci. Duranti. Pilozzi. Se non vi sono altri colleghi che hanno difficoltà a votare, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 4.63, Franco Bordo. Prego, onorevole Bordo. Grazie Presidente. Il comma 3 prevede che la copertura finanziaria dell'onere relativo al finanziamento del piano olivicolo nazionale, piano di cui noi siamo assolutamente sostenitori, tant'è che ne abbiamo proposto anche l'incremento dei fondi, questa copertura debba rinvenirsi dalla corrispondente riduzione di spesa relativamente al finanziamento del fondo per gli investimenti del settore lattiero-caseario, recentemente istituito con la legge di stabilità 2015. L'emendamento individua una differente copertura finanziaria che non vada a sottrarre le risorse al fondo per gli investimenti in tale settore. Ha ragione il fatto che il 31 marzo 2015 si è concluso il meccanismo europeo del contingentamento delle quote di produzione di latte, cosiddette le quote latte, per il cui settore è necessario, oltre che al cosiddetto atterraggio morbido, non defalcare risorse indispensabili per un settore che si è affacciato da quasi 2 mesi in un mercato totalmente liberalizzato. Pertanto è stata individuata una copertura finanziaria diversa da quella prevista dal Governo, che non diminuisca o sposti tra i diversi comparti del settore primario i fondi previsti per il loro rilancio economico e sociale. Vorrei un attimo riportare all'attenzione dell'Aula anche la situazione appunto del nostro settore lattiero-caseario, una situazione in cui le quotazioni dei principali prodotti a base di latte sono calate, valgano fortemente calate, valgono come esempio il grana padano e il parmigiano reggiano, formaggi che da soli assorbono ben più del 40% del latte italiano. Il latte fresco ha visto una contrazione che ha superato l'8%, quello lungo conservazione del 4%. Anche lo yogurt ha mostrato riduzione di consumi, così come i formaggi hanno chiuso il 2014 con una riduzione delle vendite, nonostante il calo dei prezzi medi. Complessivamente, secondo l'ultimo rapporto di settore, la spesa per il latte e formaggi tra il 2011 e il 2014 è diminuita del 12%. L'analisi dei dati sulle importazioni permette di affermare che questo calo riguarda soprattutto i prodotti fatti in Italia, così come mentre tanti lanciano allarmi sull'importazione di latte, pochi si preoccupano dell'importazione di prodotti finiti. Ogni anno importiamo infatti circa 500.000 tonnellate di latte a lunga conservazione e quasi 520.000 tonnellate di formaggi, prodotti che già confezionati arrivano direttamente sugli scaffali della distribuzione. Inoltre, da alcuni anni il latte è veramente anche da un punto di vista culturale sotto attacco. Basta navigare pochi minuti in internet per capire quale sia la situazione. Sono innumerevoli i siti nei quali si sconsiglia, anche in modo assolutamente inopportuno, il consumo di latte. Da una ricerca è emerso che negli ultimi 2 anni poco meno del 30% dei consumatori ha ridotto o addirittura cessato il consumo di latte. E appunto con una campagna immotivata da un punto di vista anche medico e salutistico, si ritiene c'è una percentuale di popolazione in crescita che ritiene che il latte sia dannoso per la salute, per la nostra salute. Ecco, ho voluto riportare questi dati semplicemente per illustrare l'attenzione dei colleghi appunto quanto è in difficoltà il nostro settore e questa filiera. Tant'è che all'interno della legge di stabilità è stato previsto un fondo complessivamente però 108 milioni,
a sostegno della filiera lattiero-casearia nazionale, proprio per le situazioni di congiuntura che ho avuto modo sinteticamente di descrivere, cioè fine quote latte e contemporaneamente appunto una crisi di mercato e anche che necessita anche di una ristrutturazione in questo settore importante. Oggi con questo disegno di legge per sostenere il piano olivicolo, cosa che noi siamo perfettamente d'accordo di sostenere, si portano via 28 milioni al settore lattiero-caseario. È il gioco delle tre carte. Non so se avete presente, chiudo, nelle stazioni metropolitane una volta c'erano i truffatori, quelli che facevano vedere dove era l'asse di denari, la spostavano di qua e di là e ovviamente il cittadino era quello truffato. Ecco, in questo caso io dico che l'allevatore è quello che si vede sottrarre 28 milioni dal fondo che è stato istituito, la filiera del latte, non soltanto l'allevatore, in modo inappropriato e inopportuno. Perché inopportuno e inappropriato? Perché abbiamo proposto altre coperture e senza neanche una motivazione ci è stato detto di no e noi non riusciamo a capire perché Grazie. Si vadano a togliere soldi a un altro settore primario. Grazie onorevole Bordo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Guidesi. Prego onorevole Guidesi. Presidente, grazie. Noi solo per dire che sosterremo questo emendamento perché così come è giusto intervenire sull'emergenza fitosanitaria degli oliveti, allo stesso modo troviamo sbagliato e scorretto coprire quell'intervento a livello finanziario togliendolo da un altro settore che è in una crisi e non una crisi cronica oramai. Io vorrei ricordare che il settore lattiero-caseario è in crisi per coloro i quali trasformano. Sono in crisi per fenomeno dell'Italian Sounding, l'embargo alla Russia e altre condizioni di mercato che sicuramente non aiutano. Per chi invece non trasforma c'è un problema che non riguarda solo ed esclusivamente la liberalizzazione rispetto alle quote latte, per cui l'adeguamento alla nuova normativa, ma c'è un problema che riguarda soprattutto il fenomeno di ingresso di latte di scarsissima qualità da altri paesi a prezzi ridotti, con anche una situazione dal punto di vista igienico-sanitaria e salutistica molto discutibile, e c'è